Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, però insomma si preparano per il futuro e per quello che potrebbe accadere, si posizionano. Poi al di là della presunta corrispondenza fra amorosi sensi fra Giorgia Meloni e Calenda, Giorgia Meloni credo che sappia benissimo che oltre Calenda c'è un signore che si chiama Matteo Renzi, che credo proprio La Stampa non più di settimana scorsa ha dichiarato: io fra 2 anni faccio cadere il governo. Sì. Insomma, se uno si vuole fare male, si porta dietro questi qua. Che sull'utilità nell'immediato, visto che hanno portato in Parlamento troppi senatori, hanno portato al governo troppi senatori, e questa cosa la diceva anche Donzelli all'inizio, attenzione, non portiamone troppi, loro avranno dei momenti di possibile difficoltà al Senato, perché ci sarà un sacco di gente che sta sui banchi del governo e qualunque voto in più per i singoli provvedimenti al momento può essere utile, anche perché di fatto molti discutono e vedono, dicono in questa manovra finanziaria la prima non si vede un'anima eccetera, io invece l'anima la vedo, è un'anima legittimamente di destra, un'anima che cerca di permeare quello che ritengono loro essere il merito, punire, creare le condizioni perché i più poveri si diano da fare eccetera, secondo me è un'anima sbagliata in questo momento di recessione, ma questa è una mia opinione, non importa. Ed è la stessa anima che anima Calenda e che anima Renzi da questo punto di vista. Sono di destra. Potranno distinguere i singoli provvedimenti, ma di fatto la filosofia di fondo è la filosofia che dichiara Calenda. Non a caso Calenda è tra i più grossi avversari del reddito di cittadinanza, esatto, eccetera, eccetera. Quindi una comunanza. E non a caso Calenda, abbiamo visto l'elenco dei finanziatori diventato pubblico, tutto legittimo, dei vari partiti politici, abbiamo visto quante grandi industrie, quanti esponenti del mondo della finanza finanzino il cosiddetto terzo polo. Allora, e quindi trovo abbastanza ovvio che si trovi. Allora, facciamo, parliamo, scusate, mi prendo un secondo.